Sì. Ecco. Dick, il mio cacciatore di taglie preferito. Come va la vita, Blair? Ok. Ok. Ehi, Dick. Occhi aperti lì fuori. Ehi. Gira voce che stai cercando quegli elicotteri spia della Nero. È così? Ne ho visto uno la scorsa notte.
Sì, beh, ti hanno informato male. Non mi frega un cazzo della Nero, degli elicotteri e di tutto il resto. Scusa. Non volevo farti incazzare. Vabbè, ci vediamo, amico. Dick, ne è passato di tempo. Blair, sembri in forma oggi. Aspetta, ti apro il cancello. Hai preso tutto? Sì, non mi serve altro. Andiamo. Beh, sembri su di giri. È la candela, Dick. Cosa? Ricordi il vecchio detto? Meglio accendere una candela che maledire le tenebre. Abbiamo perso gli ultimi 2 anni a imprecare. Riportare la corrente a Lost Lake sarà come accendere la nostra prima candela. Sì, c'è soltanto un problema. E quale sarebbe, Dick? Le luci attraggono creature di ogni genere e per loro sarà molto più facile trovarvi. Ehi, siamo arrivati! Accidenti, erranti! Speravo che l'aria fosse sicura. Ah, scordati questi colpi di fortuna. Ok, credo che siano finiti. Merda. Ok, per ripararlo devo arrivare lassù. E l'hai mai fatto prima? No, ma c'è una prima volta per tutto, giusto? Giusto. Dai, dammi una spinta. Bene, pronto? Uh-huh. 1, 2, 3! Se cadi, non posso prenderti al volo! Ah, grazie! Cercherò di tenerlo a mente! Merda! Larve! Faccio io! Dick! Ci provo! Oh. Sono ovunque! Oh, merda! 2, 3! Se cadi, non posso prenderti al volo! Ah, grazie! Cercherò di tenerlo a mente! Le fottute pareti, resisti! Due, tre! Se cadi, non posso prenderti al volo! Ah, grazie! Cercherò di tenerlo a mente! Se cadi, non posso prenderti al volo. Ah, grazie. Cercherò di tenerlo a mente. Ah.
fottute pareti, resisti! Ci provo! Se cadi, non posso prenderti al volo. Ah, grazie. Cercherò di tenerlo a mente. Buonanotte. Cazzo, da dove diavolo stai fuori? Le fottute pareti, resisti! E tanti saluti! Andiamo! Le ho viste! Era ora. Porco cazzo! Beh, divertente. Sì, dovremmo farlo di nuovo prima o poi. Già, dirò a Schizzo di farlo perimetrare con del filo spinato. Terrà lontane le larve. Sì, è il tipico incarico di merda che affida a me. C'è di peggio. Dai, devo controllare un'altra cosa. Allora, tua moglie? Ok, spiegami come... Ho solo fatto 2+2, Dick. L'hai persa al campo profughi della Nero, quello a nord di Belknap. E nelle ultime settimane ci sono elicotteri della Nero ovunque. Forse speravi in un miracolo e fosse con loro? Qualcosa del genere. Ma non è così. No. Mi dispiace. E comunque sta bene. Chiudiamola qui. Ok. Wow, si è sparsa la voce. Ci sono quasi. Tutta la corrente del villaggio passa da qui. L'interruttore è staccato, così non va in corto. Ok. Pronta, quando vuoi. Ok. Bene. Ascoltatemi. Ok. Gli ultimi mesi sono stati duri, non posso negarlo. Non c'è molto cibo, medicine, praticamente è tutto. Ma abbiamo una risorsa in abbondanza, senza la quale tutto il resto sarebbe inutile. Di che cosa parlo? Della fiducia. Qualche tempo fa, alcuni randagi si sono uniti a noi. Qualcuno di voi voleva cacciarli, perché le provviste non bastano. Altri, invece, dicevano di non fidarci. Stasera trova conferma l'idea che ho sempre sostenuto. Ci serve l'aiuto
di chiunque. E ripeto, chiunque che sia disposto a vivere qui, che sia disposto a lavorare e a contribuire alla nostra ricostruzione. Vero? Sì. Bene, negli ultimi due mesi Ricky si è spesa per questo. Sì, brava. Ma non può farlo da sola. Le serve aiuto. Se siamo qui stasera è perché abbiamo accolto un randagio tra di noi e gli abbiamo concesso la nostra fiducia. Questa notte compiamo un ulteriore passo fuori dalle tenebre. Avanti, grazie, grazie. Oh, oh mio Dio. Ehi, 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 voi due, ho una bottiglia di bourbon dentro. Beh, tocca a te. Sì, buonanotte. Oh, ehi, che è successo? Non è niente. Dai, sentiamo Eddie. La donna nella foto, era lei? Era mia moglie, sì. Domanda stupida. Mi dispiace, Dick. No, non preoccuparti. È passato molto tempo. Ma non deve essere facile illudersi per poi... Non lo so. Insomma, vorrei poterti aiutare in qualche modo. Un modo ci sarebbe. Cioè? Non parliamone più. Va bene. Eddie? Eddie? Le luci sono accese. Non penso sia qui. Eddie, ci sei? Ok, toglitela. Togliti che cosa? Togli la maglia e siedi sul tavolo. Ehi, guarda, non è niente. Dicono, vuoi un'infezione? Sarò anche un ingegnere, Dick. Ma questo non significa... che non sappia medicare un taglio. Beh, non si direbbe da come sapevi maneggiare quei circuiti interruttori. Che dico, so. Allora, potrei farti male. Solo un pochino. Pronto? Ok. Oh, cazzo! Okay. Sul serio? Perché non aspettiamo che torni Eddie? Dai, resisti. Ok, ho fatto, bambinone. Te l'ho detto, non è nulla. Sì, l'hai detto. No, wow. Sei stato davvero in guerra. Sì, più di una volta. Merda, ci credo. Questa di quando è? Afghanistan, motociclisti o è successiva? Io... Non mi ricordo. Questa invece? Ricky, non sono sicuro che... Ho sentito che Eddie non piace se qualcuno fruga tra le sue cose. Sì, beh, l'ho sentito anch'io. Che dici di questa? Ricky... Di che non sono sposata. Ok. Perché non torni qui domani quando c'è Eddie, così ti dirà che ho svolto un lavoro eccellente? Ricky... Dick, va bene così. Di niente. Ehi, Deacon. Un giorno, magari, accendi una candela. Può diventare molto buio e freddo lì fuori.
Che si dice? Ehi. La legna per il fuoco non basta mai. Non ho altro oggi. Ehi. Niente. Dick, santo cielo, Deacon, ho sentito che merito tuo se abbiamo di nuovo la corrente. Grazie. Sì, beh, ti hanno informato male, merito di Ricky. Ringrazia lei. Ah, Ricky? Ah, potrei baciarla, ma non dirlo a Bri. A scanso di equivoci, nessun rimborso. Ok. Fatti vedere più spesso. Oggi ho dell'ottima merce. Base, come andiamo? Sempre a macinare chilometri, eh? Questa moto è messa male. Non so nemmeno da che parte iniziare. Secondo te come si aggiusta? Quanti arretrati. Sarò bloccato qui fino a tardi. La tua moto è tornata a splendere. Un ottimo pezzo, bello robusto. Mio marito collezionava utensili come io collezionavo scarpe. È un ottimo pezzo. Ti serve una mano? Durerà un bel po'. Non so nemmeno da che parte iniziare. Ok. Ti serve carburante? Ok, ok, ti faccio il pieno. Sì, certo. Torna presto, avrò merce nuova. Dick, Dick, Dick. Cosa ti ha trattenuto tanto a lungo? Blair, sembri in forma oggi. Sì. Dick, abbi cura di te. Eddie. Ehi, Deacon, di che hai bisogno? È per Boozer. Non sta bene? Sì, no, cioè... Beh, no, non si sente proprio male, è solo... Deve abituarsi all'idea, te l'avevo detto. Non hai qualcosa di forte? Psicofarmaci o antidepressivi? No, mi spiace. Ok. Aspetta. Ho saputo cosa è successo. Hai inseguito quei bastardi assassini di cani. Già, e per poco non ci facevo ammazzare. Beh, forse è proprio questo il punto. Che per poco ci facevo ammazzare? Rifletti. Cos'è che William ama tanto da mettere in pericolo la sua stessa vita? Non è il suo corpo ad avere bisogno di cure. Servono cure per la sua anima. Capito.
Grazie, Eddie. Sta migliorando un po'.